dai. Ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dire? Ed eccoci a questo nuovo tutorial di Casa Mia di Gali. Allora, le parti di basso qua secondo me sono molto divertenti da suonare. Certo, bisogna premettere che comunque secondo me il basso registrato in queste versioni è un basso synth, quindi non è un basso, non mi sembra il suono di un basso reale suonato. Però a noi che ce frega, possiamo farlo benissimo con il basso elettrico normale, anzi secondo me viene ancora meglio. Allora, nell'introduzione che hai sentito, quando inizia con il prato verde sempre più verde, abbiamo delle note lunghe, quindi andiamo solo a vedere gli accordi che poi comunque sono abbastanza quelli che poi caratterizzeranno tutto il pezzo. Quindi entriamo con un La lungo, un, due, Sol, e andiamo a Fa, un, due. Qua andiamo a Sol, Mi, La. Questa è una cosa carina che mi piace prendere, riprendere col basso, anche se hai sentito la fa una tastiera. Io vado a suonare quindi un La e Sol, La, Sol, Sol. Li faccio un'ottava più acuto rispetto alle note che ho suonato prima. Per il resto tieni gli accordi lunghi, quindi avevamo questo La, noi suoniamo la nota La, l'accordo è un La minore che poi scende a Fa naturale. Sul terzo quarto della seconda battuta andiamo a metterci un Sol di passaggio da due quarti. Il Fa poi durerà due, andiamo all'accordo di Sol maggiore, poi Mi minore, quindi corda a vuoto, e poi ritorniamo sul La al tasto 5 della corda di Mi. Dopo aver fatto questo obbligato, che ripeto qua il basso non lo fa, però puoi benissimo farlo ed è carino, allora parte la strofa cantata, saranno due strofe cantate e qui il ritmo è questo. Ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ta, 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 ta. Come accordi andiamo sempre a seguire quelli di prima, quindi faremo un La con nota poi di passaggio Sol che va a Fa, poi Sol, Mi e di nuovo il La. Attenzione al ritmo nella nota di passaggio, te lo faccio sentire un attimo. La, La, sempre La, La, occhio, Sol, La, Sol e va a Fa. Ok, quindi contalo giusto, io l'avevo contato anche sbagliato. Quindi lo vai a mettere come passaggio, poi per andare a Fa, qua tieni il due battute di Fa e poi va a Sol, Sol, Mi, La. Qua tiene un La, volendo avresti potuto anche mettere un Sol di passaggio. Poi parte la seconda strofa. Poi va su di nuovo l'introduzione, il mare verde, il prato verde, sempre più verde, torna sull'introduzione, andiamo a tenere gli accordi lunghi. A fine di questi accordi lunghi, allora poi parte praticamente con l'accompagnamento dance con l'ottave, il basso con l'ottave, ed andiamo a sentirlo. We'll be right back.
Questa è la parte che terrà praticamente poi fino alla fine, nel senso di accompagnamento, cioè un accompagnamento con le ottave, quindi per ogni nota suonata grave vado a suonare quella sua acuta, l'ottava sopra. Come trovo la mia ottava? Io la chiamo la mossa del cavallo, abbiamo, perché ci spostiamo con una sorta di L sulla tastiera per trovare la propria ottava. Se la grave è al tasto 5 della corda di Mi, io troverò il La un'ottava più acuto spostandomi di due tasti e due corde, e quindi andrà al tasto 7 della corda di Re, La e La alto. Questa sorta di geometria è spostabile su ogni accordo, quindi quando vado a fare il Sol avrò il tasto 3 della corda di Mi, sposto 2 e Sol acuto al tasto 5 della corda di Sol, di Re, scusami. Stessa cosa per il Mi, attenzione per il Fa, scusa, 1 e 3. Per il Mi, che andremo anche a prendere, avremo il Mi a vuoto e la sua ottava la troveremo solo al tasto 2. Tante volte è più difficile suonare le ottave con la corda a vuoto perché vai a perdere un pochettino di geometria. Quindi nel ritornello andiamo a suonare praticamente gli stessi accordi della strofa, quindi il La minore che scende a Fa passando da Sol, poi andrà a Sol, Mi minore e poi ritorna a La, solo che viene accompagnato con questa sorta di ottava. Allora, a me piace suonarla un po' più staccata l'ottava, quindi quando si mette a suonarla... Come senti? Quest'ottava mi piace staccarla un pochettino di più, ma probabilmente è una cosa mia che deriva dai miei ascolti e da quello che suono. Se ascoltiamo il basso synth, è chiaro che è una cosa del genere difficile da fare con un basso synth, però sentiamo che invece sono molto più unite. Quindi... mentre io la suono più... Però vanno bene, secondo me, comunque tutte e due. Ogni tanto, sia il basso synth che anch'io, vado a raddoppiare l'ottava alta. A random, un pochettino, non dico a caso, però ogni tanto sta bene raddoppiare l'ottava sopra. Rende un po' più ballabile il tutto e spezza un po' la monotonia sempre dell'ottava fatta. Quindi qua andiamo sul ritornello e praticamente gli accordi sono sempre quelli, quindi la canzone è praticamente finita. Ti segnalo solo che quando ritorniamo sulle ultime strofe cantate non facciamo più come il ritmo che abbiamo visto prima nell'introduzione, ma andiamo a fare le ottave dance. Quindi quando parte a fare le ottave dance le tiene sempre, le stacca soltanto nelle frasi il prato è verde, sempre più verde, per il resto invece le tiene a manetta.